Sì, noi abbiamo appreso oggi pomeriggio, come d'altra parte la stampa, che l'assessore ha dichiarato che quell'autovelox non è mai stato attivato. Allora, noi abbiamo delle informazioni diverse, nel senso che circa 20 giorni fa abbiamo avuto un colloquio col comandante facente funzione della Polizia Locale e ci ha confermato che tutti gli autovelox della città erano attivi. Io spero che la notizia che l'assessore ha comunicato sia reale, in modo che i cittadini sono sicuramente più tranquilli. Però invitiamo in questa sede i cittadini che avessero mai avuto un verbale per eccesso di velocità in quel tratto stradale, dunque l'argine sinistro, soprattutto nel periodo da quando è diventato a senso unico, di comunicarlo sia alla Polizia Locale e di comunicarlo a noi come Imperiali Nasce attraverso la mail imperialinasce@libero.it. Perché se fosse così c'è un problema di verità sulle dichiarazioni fatte dall'assessore.